pure da un amico, fratello Yusef. Io non dovevo parlare, insomma, perché lui è il presidente della comunità palestinese qui a Roma e quindi doveva parlare lui e prendere l'onore della casa. E io sono venuto soltanto per conoscere e salutare i miei fratelli palestinesi, fratello e sorella palestinese, che sono venuti, anche per salutare tutti quanti voi che sicuramente ci siamo messi diverse volte. Io faccio parte dell'Unione Generale delle Comunità Palestinesi in Europa, nel direttivo, e sono responsabile degli affari interni delle comunità palestinesi. Siamo 48 comunità in Europa, presenti in 26 paesi europei. Quindi un grande saluto di tutte le mie le comunità palestinesi in Europa per questa bellissima iniziativa che è stata fatta qui a Roma, soprattutto in questa epoca, in questo periodo, il popolo palestinese ha bisogno veramente di grande solidarietà, nei fatti, nel pensiero, anche nelle attività quotidiane che fate, anche nell'ambito del vostro lavoro. Sapete la situazione attuale in cui vive il nostro popolo. Sapete la vergogna che ha portato il presidente americano Trump per il riconoscimento del Gerusalemme come capitale dello Stato di Israele. Sapete le retroscene che tutti quanti hanno parlato oggi, dal Giro d'Italia, la situazione dei prigionieri e così via. E quindi anche la situazione delle manifestazioni pacifiche che fanno i nostri il popolo palestinese nella striscia di Gaza, come vengano veramente massacrati, selezionati, cioè uccisi quotidianamente, se anche la loro attività, le loro iniziative sono iniziative puramente pacifiche. Noi palestinesi siamo abituati, sappiamo che la libertà non ci arriva dal cielo, la libertà costa tanto, cari compagni. Costa sangue, costa anche tenacia, come qualcuno ha detto, e costa anche, oltre ai sacrifici, metterci in discussione tutti i giorni, tutti i momenti della nostra vita. E nonostante tutto questo, poniamo sempre la nostra mano verso la pace, chiedendo veramente che la giustizia che è stata sottratta al nostro popolo sia resa anche con il vostro appoggio. Vi ringrazio di nuovo. Auguriamo anche al nostro fratello.